Ora, buonasera a tutte e tutti. Io cercherò un po' di affrontare appunto la questione di genere in relazione al razzismo. Vorrei soffermarmi brevemente proprio sul concetto di genere, perché è un concetto complesso, no? Che presenta delle problematico. Oggi la parola genere oramai la sentiamo dappertutto, è entrata nel linguaggio comune, nel senso comune, non c'è ambito istituzionale, ambito accademico, corsi di formazione dove ci sia questa, no? Cosiddetta dimensione di genere. Solo che purtroppo cosa capita? Che molte volte si parla di genere come se fosse quasi un sinonimo di donna o addirittura di sesso, quando invece il concetto di genere nasce proprio in ambito femminista per opporsi una lettura biologizzante di una serie di problematiche legate ai meccanismi di subordinizzazione vissuti subiti dalle donne. Quindi questo è un po' un effetto paradossale. In Italia comunque il termine genere fa il suo ingresso sul finire degli anni 80, grazie a un importantissimo saggio, non so quanti e quante di voi l'abbiano letto, di una storica che si chiama Scott, che scrive questo saggio bellissimo che appunto era intitolato Genere, un'utile categoria di analisi storica, che poi fu tradotto, noi oggi lo possiamo appunto leggere in italiano, grazie a Paola Di Cori, poi fu pubblicato in un libro nel 96. Quindi questa è un po', insomma, la genesi, no, del concetto di genere in ambito femminista. Quindi è stato creato proprio per opporsi a delle letture di tipo biologizzanti e quindi per dimostrare che anche il sesso è una costruzione storica, è un costrutto sociale, ecco un po' come la razza. Come sempre capita, sono stati appunto i soggetti che erano, diciamo così, vittime, tra virgolette, cioè che subivano appunto questa costruzione storica e sociale, che hanno dovuto co lottare contro, no? Questa cosa, e quindi in ambito femminista c'è stata una lotta per dire, contro, no? Questi meccanismi di dominio, sfruttamento, stigmatizzazione, no? Di quella differenza che veniva legata all'essere umano donna, e quindi doveva giustificare il suo stato di subordinazione. E qui possiamo cogliere, diciamo, quello che è il legame costitutivo, no? Con quell'altro costrutto sociale che è la razza. Però purtroppo cosa succede? Che le donne, le femministe, nel lottare, nel portare avanti, insomma, la loro lotta, si sono scontrate da subito con un problema, insomma, paradossale, cioè nel senso che da una parte dovevano rifiutare, no? Questa differenza di sesso che tutto giustificava, ma nello stesso tempo non potevano che farlo portando avanti questa lotta in nome delle donne, quindi in un certo senso reintroducendo proprio quel concetto di differenza che intendevano contestare e criticare. E quindi dando, come dire, in ultima analisi poi un primato, no, a quella che noi oggi definiamo dimensione di genere. E questo, anche se in maniera diversa,
è un problema che ha attraversato tutte le forme, diciamo, di femminismo. Certo, è più evidente nel femminismo che oggi definiamo tra virgolette differenzialista, che in Italia appunto storicamente si è espresso in particolare nel cosiddetto pensiero della differenza sessuale, dove appunto c'è la differenza come identità, ma in un certo senso però, come dire, si è manifestato poi anche in altri femminismi, no? Cioè anche nei femminismi che contestavano questa differenza come fonte di oppressione, di fatto poi c'era un mettere avanti comunque il primato del genere rispetto a altri assi di differenziazione. Ecco, quindi quello che veniva fuori di fatto poi da tutti questi femminismi cos'era? Era un concetto, appunto il primato del genere su altri assi differenziali, e una figura, diciamo così, monolitica dell'essere donna. Ed è proprio appunto contro questo aspetto che negli anni 70, così vi do qualche brevissimo accenno storico, perché ovviamente, come diceva Tatiana, non ho idea, ecco, rispetto a questa questione, quanto ognuno e ognuna di voi sappiano e abbiano letto, sul finire degli anni 70, femministe e lesbiche afroamericane, ma anche femministe provenienti dal cosiddetto terzo mondo o comunque diasporiche, hanno appunto contestato, no, questa visione monolitica della donna, perché poi di fatto rispondeva a una donna che era bianca, una donna che era eterosessuale, una donna che era cristiana, una donna che era borghese, e le stesse battaglie portate avanti appunto da questo femminismo che possiamo definire bianco non prendevano in esame, o addirittura non vedevano altri assi differenziali che agivano proprio nelle vite materiali di altre donne. E qui posso farvi un esempio, quindi anche delle battaglie importantissime, come per esempio la battaglia per l'aborto, che sicuramente negli anni 70 è stata una delle battaglie che ha, come dire, convogliato, no, le energie cioè delle femministe occidentali. Veniva contestato, cioè femministe appunto afroamericane, nere, insomma black, che dovevano, cioè, magari lottare non contro la questione dell'aborto, ma contro il fatto magari di non venire sterilizzate, per esempio, o di essere biasimate per il fatto appunto di avere dei figli. Cioè, ponevano, insomma, erano altre questioni quelle che per loro erano, insomma, al centro di un'eventuale agenda politica e di lotte da portare avanti. Oppure pensiamo anche alla sacrosanta battaglia appunto delle femministe bianche occidentali per l'accesso al lavoro. Ovviamente le femministe afroamericane dicono: ma noi lavoriamo sempre, semmai la nostra battaglia lavoriamo da sempre, anzi siamo state schiavizzate, cioè nelle case appunto, cioè dall'epoca dello schiavismo, e ancora noi siamo appunto, cioè lavoriamo, insomma, nelle vostre case. Quello che a noi manca è recuperare, noi non vogliamo uscire dalle case, ma vorremmo ritornare appunto nelle nostre, cioè una dimensione domestica che a noi ci viene tolta, ci viene, e gli esempi potrebbero essere tanti. Questo giusto, insomma, un po' per farvi capire. Quindi è un po' appunto in questo contesto che nasce il concetto appunto di intersezionalità, che, al quale accennava poc'anzi Valentina, e anche un altro cioè, che poi non è solo un concetto, appunto, proprio, insomma, una pratica politica, è un'altra questione molto importante che si riallaccia invece al discorso introdotto appunto da Tatiana sulla questione del
privilegio, cioè che è la questione appunto del posizionamento, cioè un insegnamento grosso che ci è venuto proprio dalle femministe, appunto black, del cosiddetto terzo mondo e diasporiche, e poi appunto la necessità di posizionarsi, cioè stasera sono qui, parlo di femminismo nero, posso farlo, cioè non è che non posso farlo perché sono bianca, perché dire che non posso farlo significherebbe ritornare a una posizione di tipo essenzialista, ma devo sapere da dove io lo faccio, cioè io lo faccio oggi nel 2016, lo faccio in quanto donna bianca, e lo faccio in una posizione di privilegio rispetto ad alcuni assi, quindi quello della razza, e di svantaggio rispetto a un pubblico misto rispetto ad altri, cioè sono una donna qui davanti a degli uomini che critica e contesta il privilegio della mascolinità. Quindi è questo il punto, no? Da dove questa è una cosa insomma fondamentale, che nasce appunto in questa cosiddetta cornice della dimensione di genere. Per dopo questo ho già rubato forse troppo tempo, non so. Questo insomma è un po' un cappello introduttivo appunto sulla questione di genere. Ora appunto vorrei un po' legarmi più al tema appunto della serata, quindi legare questo aspetto di genere alla questione appunto del razzismo in un'ottica intersezionale. E qualcosa ve l'ho già detto, cioè sia il sesso che la razza, e quindi di conseguenza i sistemi che ne derivano, sessismo e razzismo, hanno un legame costitutivo, cioè sia la razza che il sesso funzionano appunto come dei marchi, cioè delle forme biologiche utilizzate come segni, laddove poi lo scopo finale è quello appunto del dominio e dell'assoggettamento dell'altro. Diciamo questa relazione tra sesso e razza, e quindi sessismo e razzismo, non è cioè una parentela di tipo analogico, cioè non sono la stessa cosa, nonostante insomma sotto la penna di molti e molte ancora oggi insomma leggiamo che il sessismo e il razzismo contro le donne non lo è, anche perché appunto sono delle donne che subiscono sia il razzismo che il sessismo, quindi questo dovrebbe insomma farci capire che in queste affermazioni qualcosa non funziona. Invece il legame tra sesso e razza, quindi tra sessismo e razzismo, è un legame di tipo storico, proprio un legame costitutivo. Tant'è che tantissimi studi, puntualissime ricerche negli ultimi anni hanno proprio indagato questo legame costitutivo, focalizzando l'attenzione soprattutto sulle rappresentazioni sessiste della differenza tra i sessi e le ideologie e le pratiche razziste del dominio coloniale. Qui basti pensare a tutte le metafore, proprio anche al linguaggio proprio più banale, che sicuramente molti e molte di voi insomma hanno avuto occasione di leggere, no? Tutte le descrizioni dell'esperienza, ma non solo coloniale, ma pensiamo alla scoperta dell'America, l'America, la terra vergine, tutte le metafore di genere che servivano appunto a rendere da una parte comprensibile, perché ovviamente si era già sedimentato tutto un armamentario, cioè anche banalmente linguistico, nel linguaggio della differenza dei sessi, quindi attraverso queste metafore il processo era reso immediatamente comprensibile, ma veniva reso anche accettabile. Quindi non solo quindi rispetto alle cosiddette appunto esperienze coloniali, ma possiamo appunto ritrovare questo legame anche nei processi di costruzione degli stati nazionali, ma più
venendo insomma in tempi più vicini a noi, vediamo il legame costitutivo tra sessismo e razzismo in tutta una serie di strumentalizzazioni. Pensiamo per esempio alla questione dei diritti delle donne, che è stata appunto strumentalizzata proprio in molte guerre imperialiste. Pensiamo appunto alla guerra in Afghanistan, c'era stata una vera e propria campagna proprio scientificamente organizzata, pubblicizzata da parte del governo americano per spacciare appunto questa guerra come una guerra che si andava a combattere in nome dei diritti delle donne, che era poi liberare le donne dal burka. Degli Stati Uniti, venendo a noi, pensiamo a tutte appunto le retoriche razziste a fini securitari e di sfruttamento insomma dei migranti, sia rispetto appunto alla questione di omicidi di donne. È un esempio che faccio molto spesso e che in Italia, dove adesso non ricordo bene le statistiche, comunque i numeri sono altissimi, non so ogni quante ore insomma muore una donna per mano appunto di un ex compagno, marito, amante, è difficilissimo che qualcuno o qualcuna sappia subito dire il nome di una di queste donne ammazzate italiane. Invece tutti e tutte ricordano per esempio Ina Salem, che era, non so se ricordate, penso proprio di sì, la ragazza appunto pakistana uccisa dal padre insieme a degli zii. E sicuramente tutti ricordiamo Giovanna Reggiani, italiana sì, ma uccisa da un non italiano, e ricordiamo il suo omicidio era stato poi, come dire, no, la scusa tra virgolette per tutta una serie appunto di attacchi ai campi rom, impronte anche ai bambini rom, leggi di emergenza, eccetera. Quindi qui proprio vediamo anche il tipo di legame appunto tra razzismo e sessismo trova il suo campo di applicazione appunto in queste in episodi, in meccanismi di questo tipo. E, ovviamente qui però sorge anche un'altra difficoltà, che a mio giudizio l'abbiamo vista anche rispetto ai recenti fatti cosiddetti di colonia, dove però il problema è sempre quello, cioè riuscire nell'analisi a tenere insieme la giusta condanna e critica del processo mediatico di strumentalizzazione di questi avvenimenti, perché ovviamente non abbiamo dati certi, non sappiamo quanti bianchi in quell'occasione hanno stuprato o comunque molestato insomma delle donne. Sicuramente il fatto poi insomma della denuncia e del risalto mediatico è stato dato alla cosa, ha spinto poi molte donne a denunciare, cosa che magari in altre situazioni poi comunque non fanno, o se fanno poi questo non viene ripreso dalla stampa, perché nella stessa appunto per restare in Germania, in tutte le feste, il famosissimo Oktoberfest, si sa che il numero di stupri da parte di tedeschi, cioè, è notevole, ma molte volte questi stupri non vengono denunciati, oppure appunto visto che non servono, non sono utili a campagne securitarie, cioè non vengono amplificati dalla stampa. Ora diciamo, quindi è giustissimo e da parte nostra come attivisti e militanti queste cose vanno contestate, criticate, combattute, ma questo non deve però mettere in ombra che esiste comunque, perché esiste, magari i numeri non sono quelli,
ma i numeri ci sono, cioè il fatto che sulle donne viene comunque esercitata ancora oggi nel 2016 una violenza sessista, che può essere appunto da un bianco, da un non bianco, ma la violenza sessista viene esercitata e c'è, questo è uno dei nodi che anche storicamente, se vogliamo risalire a un periodo storico cruciale, che è quello del dopoguerra, in quello appunto che è passato, diciamo così, nella memoria pubblica, come il caso delle cosiddette marocchinate, non so se ne avete mai sentito parlare, cioè che quella grandissima ondata di stupri che ci fu lungo la linea gotica, ancora non con il salire praticamente delle truppe alleate, c'è cioè un numero molto alto, insomma, di donne, sicuramente minore alle cifre che poi insomma sono state, come dire, che poi sono passate, il numero era minore, ma comunque sono stati gli stupri di una grande entità, sicuramente, come il nome stesso appunto, marocchinate, ci fa capire, c'è stata una strumentalizzazione razzista di questi stupri, perché poi andando a vedere poi le carte, a stuprare furono anche appunto soldati, ufficiali bianchi, francesi, eccetera, ma di fatto una violenza c'è stata, perché poi nei casi appunto nelle situazioni poi di guerra, e qui poi abbiamo anche esempi insomma più recenti e dolorosi, pensiamo insomma ai Balcani, così c'è, cioè, purtroppo, cioè la violenza maschile sulle donne non conosce più freno, quindi lo sforzo è proprio quello di tenere, come dire, insieme questo doppio livello dell'analisi. Poi mi avvicino insomma alla conclusione, quindi tenere sempre presente questo doppio livello quando affrontiamo la questione di genere in relazione alle questioni inerenti al razzismo, tenere presente che sono due sistemi di dominio che si intersecano ma non sono immediatamente sovrapponibili, tenere presente che c'è una parentela tra sesso e razza, ma comunque sono come dire, due categorie, due tipi di marchi che agiscono in maniera diversa anche a seconda del contesto e del periodo storico. Prima appunto Tatiana ha accennato, no, alla questione del meticciato, anche questa è una questione che fa emergere proprio con una violenza la simmetria esistente, no, tra le gerarchizzazioni di razza e genere. E un'altra questione poi da tenere presente, questo mio giudizio proprio nella pratica insomma di lotta, no? Tutte queste cose che ci stiamo dicendo, per molti di noi sono, come dire, materia di studio, ma poi sono anche appunto strumenti di lotta e di attivismo nel nostro quotidiano, e come dire, di maneggiare con cura questo bellissimo strumento che è l'intersezionalità, perché purtroppo appunto oramai insomma sono alcuni anni che si assiste a un progressivo sbiancamento di questo concetto, cioè un concetto su cui oramai si scrivono fior fiore di volumi, di libri, si sta a sindacare i vari tipi di intersezionalità, ma qui non va, ma qui sarebbe meglio che, dimenticando i soggetti che questa
pratica intersezionale l'hanno costruita. I soggetti che oggi, cioè magari non teorizzano l'intersezionalità, ma ne fanno appunto strumento di lotta in molti luoghi del mondo, magari non la chiamano così, cioè forse non hanno mai letto come dire i sacri testi del femminismo dell'intersezionalità, ma proprio la rendono pratica concreta e viva, e niente, quindi questo, quindi di maneggiare con cura, cioè di prenderci cura come se fossero oggetti preziosi, di questi concetti che ci vengono proprio da pratica, insomma, di lotte, ma anche, cioè, non solo una pratica di lotta, ma come dire anche da un vissuto, no? Perché strumenti forgiati attraverso la lotta vuol dire che l'hanno forgiati soggetti che subivano qualcosa, perché avevano bisogno di questi strumenti per combattere, quindi abbiamo pure questa responsabilità.